Juventus decisamente superiore al Liegi. È tutto per la Juve. Si infrange contro il Legia di Varsavia l'avventura europea della Sampdoria, che si è fatta imporre a Marassi un pareggio 2-2, certamente non annunciato. I blucerchiati comunque dovevano recuperare il passivo di 1-0 dell'andata. Gioco aggressivo proposto immediatamente alla formazione Boskov, sbilanciata volutamente in avanti. Supremazia territoriale con alcune conclusioni pericolose, ma poi è il Varsavia ad andare in rete, così con Kovalik, l'uomo decisivo della serata. Pure un qualche problema, possiamo rivedere adesso 1-0 quindi per la Sampdoria. Il colpo di testa pericolosissimo, guardate come è volato Szczęsny in quest'altra città. Sì, con Kovalik, l'uomo decisivo della serata. Reazione veemente della Sampdoria, che produce gioco anche di buona fattura, con conclusioni di Vialli, Lombardo e Mancini, che tentano di scardinare la difesa polacca, ma c'è sempre Szczęsny attento e pronto ad intervenire. Una fotocopia del primo tempo, l'avvio di ripresa, ma si avverte il nervosismo da parte dei blucerchiati, che subiscono al decimo il 2-0, firmato sempre da Kovalik, servito da Pisch e il colpo del KO. Pagliuca. Grandi festeggiamenti, possiamo rivedere. Forse ha toccato anche la palla con le mani, comunque non c'era niente da fare, era sotto misura. Gol di Kovalci, che aveva già segnato il primo gol al 19esimo, 2-0 per la Sampdoria, situazione veramente compromessa. Sampdoria ritorna in avanti e dopo alcune occasioni sfumate, Mancini, 7 reti in coppa, va in gol. C'è ancora tempo per tentare il pareggio, opera di Vialli, e nel frangente da segnalare l'espulsione del portiere polacco, ma ad uscire dalla Coppa delle Coppe è la squadra di Boskov.